Io sono, diciamo, io ho detto ai ragazzi di venire qua per cercare di fare loro la partita, di togliersi la soddisfazione di giocare in uno stadio dove magari nessuno ci ha mai giocato, di loro. Quindi ho chiesto di divertirsi proprio, cercare di fare più punti possibili da ora fino a che ci sarà il campionato, sapendo le nostre difficoltà, la nostra posizione in classifica. Ma c'è stato un episodio dove c'è stato uno scontro tra Cucchi e un altro giocatore, l'arbitro ha fermato il gioco. Noi abbiamo dormito un po', però quando poi l'arbitro con la palla in mano ha fatto ricominciare il gioco, uno si aspetta da sportivo che la Samp cominciasse la giocata come si fa dappertutto, da dietro, e quindi di riprendere il gioco normale. Quindi invece c'è stata una furbata di Domenico Antonio che a mio avviso non servono fare queste cose, perché prima cosa macchiano insomma, la società di appartenenza, perché non ha bisogno la Samp Nettese di vincere col Nereto facendo ste furbate. E poi lui non ci ha fatto sicuramente bella figura, tant'è che è venuto a chiedere scusa. Sì, a parte per il gol, che è una gioia personale, sono molto contento di aver sbloccato una partita difficile da sbloccare perché comunque sapevamo che loro venivano qui per difendersi, abbiamo tenuto la palla quasi sempre noi, in queste partite non è facile. Ripeto, sono contento per il gol personale, mi sono sbloccato, ma soprattutto per la squadra. L'abbiamo tenuta un po' troppo, però le azioni da gol le abbiamo avute. Loro forse hanno fatto un tiro solo in porta. Comunque il mister ci chiede di attaccare, ma ci chiede anche di tenere il pallone. Forse sull'1-0 abbiamo tenuto un po' troppo la palla, potevamo finalizzare di più, però 2-0 in casa va bene così. Sotto gamba no, perché noi siamo ancora a metà classifica, non siamo nemmeno nei playoff, siamo ancora 11-12, non so. Quindi questo no, non avverrà mai da adesso alla fine perché come ho già detto abbiamo perso troppi punti prima e non possiamo permetterci di perderne altri.